Senti o... Usa l'altro. Devo avere una testa. Si sente? Sì. Prova. Alla vicino. 1, 2, 3. Prova. Allora, vabbè, benvenuti e benvenuti a questo meeting che noi tutti gli anni proponiamo anche in forme diverse. Aspettate, secondo me le smorre. Ecco, allora benvenuti e benvenuti, miglioramenti sensibili, e perché tutti gli anni noi facciamo questa iniziativa, per ricordare un po' la vicenda di Piazza Fontana, insomma, un po' la madre di tutte le stragi, e in particolar modo Giuseppe Pinelli, è dagli anni 70, insomma, che è... adesso non capisco perché, scusa Andrea. E appunto è che negli anni 70 che in varie situazioni, in vari contesti promuoviamo questa iniziativa, e quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa, secondo me, secondo tanti, molto bella, di ricordare il nostro Pino Pinelli attraverso un racconto musicale, no? Anche per insomma, un po' tenere viva la memoria, finché se ne parla, finché si producono iniziative, insomma queste figure non ci lasciano mai. E questa è la ragione per la quale noi tutti gli anni promuoviamo questo evento. E quindi prenotatevi anche per l'anno prossimo, che qualcosa ci inventeremo. In ogni caso, questa sera direi che è un seratone, intanto perché c'è Claudio, che io parlo a Pinelli. Voglio ringraziare che fa sempre un piacere averla con noi ed è sempre una bella testimonianza. Poi ci sarà il nostro Enrico che un po' è per certi aspetti l'artefice di questa serata perché ha lavorato molto sulle canzoni di Pinelli e tra uno stacco e l'altro farà degli interventi essendo lui molto documentato, ma molto molto. E poi ci sono i gruppi musicali, Ray, e Riccardo che è stato con noi alle Cucine del Popolo e poi i famosissimi Alessio e Guido che ci accompagnano da parecchi anni, possiamo dire. Alessio e tu il piccolino, quando siamo venuti qui noi eravamo già molto grandi. E che dire, direi che vabbè, grazie per la vostra partecipazione, sempre straordinaria, e darei la parola a Claudia. Grazie Claudia. Andrea per questo invito, ringrazio voi per essere qua e per avere la voglia di ricordare Giuseppe Pinelli. Non è una cosa scontata, sono passati tantissimi anni e siamo rimasti una bella spina nel fianco, possiamo dirlo, e questo ci rende più orgoglio. La musica e le canzoni dedicate a Pino sono un elemento che ci ha accompagnato. Quando ero mio padre aveva 8 anni, mia sorella aveva 9, ci hanno accompagnato in questa nostra crescita anche faticosa, anche questa presa di coscienza e di responsabilità di portare avanti una testimonianza e una memoria per Pino. E anche per Licia, che ha quasi 96 anni, Licia, perché se ci ricordiamo ancora di Pino, per tutta la battaglia, la lotta, tutti questi termini bellicisti e orribili che dobbiamo usare per avere una verità e una giustizia. Ecco. E comunque per portare avanti un ricordo e una memoria di una persona che avrebbero voluto cancellare da subito. E non ce l'hanno fatta perché ci sono state le canzoni, perché ci sono stati i libri, perché c'è stato l'impegno dei compagni anarchici, l'impegno di persone che non hanno accettato le verità imposte. Ecco. E quindi io vi ringrazio e spero che sia una serata come quelle che piacevano a Pino, che era una persona appassionata di musica,
E io mi ricordo questo LP pesantissimo, spesso, di Fabrizio De André, forse il primo del 68, che continuava a girare sul piatto del giradischi insieme alle canzoni di Van della Mea. E lì ci ha detto sì, perché era un linguaggio diverso, un linguaggio nuovo, e dovevamo imparare, capire e bisognava ascoltare. Ecco, spero che sia una serata che ci porti memoria, ricordo, ma anche energia e forza, perché in questo momento in cui le parole appunto sono di guerra e vediamo genocidi in corso, e vorrei dire che questo è lo acquistai nel 2018 nel campo profughi in Cisgiordania a Balata. Ecco, quello che sta succedendo alla popolazione palestinese è qualcosa che dovrebbe farci urlare di sdegno, ma bisogna in qualche modo fermare un genocidio. Scusate, non è una trasgressione, ma fa parte della nostra storia e del nostro contesto. Grazie mille. La parola è Enrico, come dicevo, che è stato un po' l'artefice di questa cosa qui, perché ha fatto uno studio, credo, straordinario, che merita una pubblicazione, sulle canzoni, innanzitutto su Pinelli e, in seconda battuta, su Piazza Fontana. Grazie Enrico per il lavoro che hai fatto. Grazie a voi per questa sera, grazie alle Cucine del Popolo, alla Faineggiana, a Claudia che ha parlato prima e chi suonerà. Sono molto contento di essere qui con voi, parlerò il meno possibile, poi ci sarà appunto chi canterà e suonerà, quindi è importante anche questo, dato che insieme tenteremo un po' di ricostruire come è stato ricordato Pinelli, quindi una cosa che ha a che fare con la memoria, come giustamente ricordavamo, dato che io non sono uno storico, probabilmente questa parte c'è anche su chi su Pinelli se ne sa molto più di me, quindi io non mi dilungherò su quello, cercherò di raccontarvi in realtà l'abbozzo di ricerca, diciamo l'elenco che ho fatto da ricerca fino adesso, e per mappare un po' appunto le canzoni che esistono su Pinelli, non tanto per assolutezza quanto per avere più elementi possibili per parlare di questa cosa, non tanto per tagliare un po' con l'accento, fare delle categorie, però è giusto ricordare, dire che è stato ricordato innanzitutto come militante anarchico, ma anche come vittima della polizia e anche come 18ª vittima innocente della strage di Piazza Fontana, come recita la targa, tra l'altro, appunto per cose non scontate. No? E innanzitutto possiamo dire che su Pinelli ci sono molte canzoni, chiaramente se c'è molte è perché c'è anche un poco, e questo poco andiamo a capire qual è, nel senso che nella storia, iniziamo a delimitare il tempo e lo spazio, nella storia dell'Italia repubblicana dal 45 in poi, di compagni uccisi ce ne sono stati tanti, e anche di vittime delle forze dell'ordine, che non per forza sono cose che coincidono, e però ce ne sono alcuni che hanno pochissime canzoni intitolate e alcuni non sono neanche mai citati, e quindi ecco che c'è un poco ed ecco che allora Pinelli da questo punto di vista può, possiamo dire, tante canzoni. Ecco che allora che il nome di Pino assieme a quello di Cucchi, Aldrovandi e Giuliani hanno, possiamo fare nomi più comuni, di cui magari ha più o meno tutti, direi, comunque se anche non direttamente esistono tante a canzoni, e questa non è una cosa scontata ed è un po' il senso di tutto quello che andrò a raccontarvi. Appunto non è scontato che un'altra cosa secondo me molto interessante, dato che Andrea ne parlava, lo ricordava, appunto parleremo di Pinelli, ma chiaramente non possiamo non parlare di Piazza Fontana, aggiungerei io, parlando sempre di canzoni, anche Valpreda e un po' anche Calabrese Guida in realtà sono citati a livello di fatti e personaggi, no? E la cosa secondo me interessante, che in un certo qual modo mi ha sempre stupito, è che nella memoria musicale, se così la potremmo definire, Pinelli è riuscito in un qualche modo a scavalcare il contesto in cui trovò la morte, cioè gli albori, l'inizio della strategia della tensione, ma non tanto perché non esistono delle canzoni su Piazza Fontana, ma perché queste comunque non sono mai divenute così popolari, famose, potremmo dire, sia nel movimento che fuori di esso. Per esempio, mi ricordo
personalmente ormai tanti anni fa, quando un po' mi iniziavo ad approcciare anche queste idee che poi abbiamo cresciuto, salvato, non saprei, cioè di conoscere le cose tramite le canzoni, no? E c'era, mi ricordo, questa storia molto preparata sulla della strategia della tensione, eccetera, eccetera, che diceva, in riferimento a quando lei era giovane, e poi tramite le canzoni scoprivamo Piazza Fontana in città la ballata del Pinello. Dicevo, ma come la ballata del Pinello? Parla di Pinello, Piazza Fontana c'è una rossa. Per dire, no, non per fare cioè esistono, no? Anche per esempio un'opera di Stefano Pivato, che è un'opera storica comunque, no? Cioè Bella Ciao, Canto e Politica nella Storia d'Italia del 2005, vogliamo un po' delle prime, che con un taglio comunque profondo, eccetera, eccetera, a un certo punto arriva a dire, avanti il Pinello, però su Piazza Fontana non ci sono le canzoni, in realtà è, diciamo, un po' vero in parte, non tanto per appunto fare i puntigliosi, forse anche, però per dire che in realtà queste esistono, e quindi il distinguo è da fare se sono diventate patrimonio o se lo sono stato meno. Appunto, l'accennavamo, sicuramente Pinelli nella memoria rimane appunto in quella che è la ballata del Pinelli. In realtà ce ne sono tante versioni, è una storia molto lunga ma tutta documentata, per cui non è questo il punto. Sicuramente è interessante sottolineare che la ballata del Pinelli, che sicuramente dopo sentiremo, è diventata appunto famosa e popolare sia dentro al movimento ma non solo, quindi è andata anche oltre il mondo anarchico, a proposito di cose non scontate. Viene scritta proprio subito dopo la morte, a ridosso dei funerali. Una cosa interessante a proposito di memoria è che ci sono anche molte cover composte in questi oltre 50 anni che dimostrano appunto l'impatto e la lunga vita di una canzone. E l'ultima cosa, poi chiamo, se i prossimi musici si vogliono approfittare, io sto concludendo il mio primo intervento, e un'analogia che mi sento di fare appunto nel rapporto tra Pinelli e Piazza Fontana è un po' quella con Carlo Giuliani al G8 di Genova del 2001, nel senso che anche parlando delle canzoni sul G8 di Genova, c'è anche pezzi più specifici, se vogliamo, su aspetti precisi come la Diaz, Bolzaneto, piuttosto che le rivendicazioni e le lotte del movimento No Global, è difficile che non citino Carlo Giuliani, e penso che Alessio su questo ne sa qualcosa. E allo stesso modo anche Pino compare comunque in molti pezzi incentrati su Piazza Fontana. Questa è un po' la prima parte, e adesso spazio alla musica e ci rivediamo tra poco. Abbiamo dato su molti microfoni, quindi vedremo cosa succede, perché li ho messi a cane. La toccassa è smossa, adesso è stata di fronte. È perché l'ho usata prima. E ha sentito la chitarra. Si sente bene? La mia voce è meno timida di quella di Enrico. Poi anche la stazza. Però da giovane ero magro come lui. Nel caso. Allora, noi siamo i BPFL. Però non si può dire, siamo i Rei. Ok. Niente, noi facciamo del dialettale e stasera Enrico dovrai mettere una versione in più della ballata di Pinelli, che però noi ci metteremo dentro un po' di dialetto, perché noi comunque nasciamo come gruppo dialettale, diciamo, quindi dialetta rasante, stiqueri e vilani. Vai, ti piace. Sono fagiane lambrose, a noi tre spiezze, paper son forma e lambrose, a noi tre spiezze, così. La faccio in italiano.
Se a noi piace così, e soprattutto le donne, e fronte dei mossi, mia sola l'osteria, formaggio scaduto, non ne vogliamo proprio, non è del Somersan, e sti quelli simpatiche Milano. Pamper sul furma e la bros, a noi e traspies, axe. Bon. Allora, adesso vi facciamo un pezzo, grazie, e facciamo anche un altro pezzo. Abbiamo voluto abbinare un passaggio storico, giustamente, milanese, e l'abbiamo, scusate, ho sbagliato, però facciamo anche un pezzo che purtroppo negli anni, nel 1960 a Reggio Emilia capitò una strage praticamente. E allora, visto che abbiamo la fortuna di essere nati in questi lidi, perché non ricordare questa cosa? Anche questa, come sarà poi la canzone della ballata di Pinelli, partiamo da una logica, poi la trasformiamo come lo facciamo diventare un nostro pezzo. Quindi andiamo oltre la cover. Morti di Reggio Emilia. Giulio Caffarri panico, propria che ares, al premio da santa, l'orne de spare, e in sync in armes. Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Furono scontrati almeno, almeno 182 colpi di mitra, 14 moschetto e 38 di pistola. Lauro Farioli, Marino Serri, Afro Tondelli, no, aspetta, Ovidio Franchi, rimangono sul selciato. 16 furono almeno i feriti ufficiali, perché il problema era che la gente non voleva andare al pronto soccorso perché veniva poi schedato come comunista, perché allora, ricordiamoci, eravamo il governo dei Tambroni. Niente. Poi qua vi spiego cosa è successo anche. Al servesto ordine dal patti, la tribù le mie può per ferme, chi chiarese rendre di verme per rispondere alla feisa dal guerre tambron. Sono morti sui vent'anni per il nostro domani. Chiuso, poi la chiudiamo lì, perché non vogliamo che sta a fare, però
Era una prassi, quando ti picchiano, che ti ammazzano o che ti rovinano, che dopo poi ce ne viene la gamba, allora puoi vedere dalla finestra e poi dice, scusa se vado in dialetto, però te la traduco in italiano, se la capisci. Cioè, era una prassi per far sì che quando uno è caduto dal quarto piano o dal terzo piano, cioè, è probabile che sia un po' morto, ecco, cioè, poi... Noi, nel nostro pensiero è quello, è caduto perché era una bambola rotta, cioè purtroppo. Noi, l'ha detto prima Enrico, in questa citazione riprendiamo Calabresi, non lo diciamo, che viene solo commissario. Fortunatamente non è più con noi, poi nessuno può dire che, ditemi pure che, però così, fortunatamente non è più con noi. Commissario Milano era caldo, ma che caldo faceva, poi aprite pur la finestra, finestrato Finelli cascò. Perché comunque è un pezzo storico della pianura, dico. Non vi dico, ascoltate, me vaga cocchi più il padrone punta te, vai, le cocchi in solito tenne del maiale, o che nel mondo adesso dovresti niente in set, invece di finché cose maracocchi in eccessioneri in propria specie, ma è finché pose maracotti. Come disse Gesù ai farisei, a cervelli per culi sempre quei. E infatti, fin da qua del monte le armi, la queste queste, ma il padrone per far la grana la mai considere, non li vida la volera, che la colpa vorrei è. Quando va per spartire una confusione lo fa partire. Questo ritornello dovrebbe essere semplice. E di bambo un divino che un bravo io, c'è il padrone col damo in merda e calvara la pure. E di bambo un trigaleini e un capo, sei padrone e volmaglia, e calvara la pure. La pure da sé. Secondo me è proprio. Al bilanco solo sapeva sapere al fornito. Lavoro che t'amas per mangiare al tuo padrone, la
domenica qui al sensato un certo un orcate mentre l'ora finna di anche non è rifugi e bimba monte vino con bravo io c'è il padron buttava che è calvara laurea e bimba monte regalei un educato c'è il padrone vuol mania e calvara laurea. Se con me a parte non la stessa razza di differenza, ma da volti mi da dire se ne esco in mammi, e per quante sono una bestia e comporta conseguenza, e per quanto sono vilano, mancata di ausenza. E bimba bambo, devi l'altro un gran coglion, se il padron buttava in mia, di calvare l'aure. E bimba bambo, pregarei il mio capon, se il padrone vuol maniera di calvare. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Sigaro proscaro e traspiesa se pan per soffiga e l'ambrosco a noi piace così. Ma senti mi piace questa roba, non gli piace però gli piace. Adesso lasciamo lo spazio agli amico, penso che devi dire la tua cosa. Tornare, non so come siamo riusciti a fare l'impianto, speriamo che gli altri si sentano anche meglio. Lasciamo spazio agli altri. Grazie mille. E adesso andiamo avanti, si sente tutto regolare, microfono, so la voce debole per me. E, allora appunto adesso entriamo un po' nel vivo in quelle che sono le canzoni di Pinelli prima di chiamare qui Riccardo, che si può stare già arrivando, pertanto si prepara. E appunto abbiamo parlato di canzoni, ma non siamo ancora entrati un po' nei generi musicali, no? Che comunque sono molto diversi tra di loro, anche perché sono passati appunto 50 anni, quindi c'è una produzione che ha attraversato anche i decenni. E appunto prima abbiamo accennato invece una distinzione che è tra quelli che sono più o meno famosi, anche se fare un hit parade di movimento non è facile, quindi sarebbe anche difficile stabilire come farla. Appunto sicuramente si può denotare come ci siano canzoni provenienti dall'underground e invece altre addirittura un po' più, adesso lo dico commerciali, però da mondi anche un po' più celebri e famosi. Questo è importante dirlo anche per capire acqua. A quale pubblico sono, è importante per capire a quale pubblico anche sono arrivate queste canzoni. E se partiamo un po' dagli anni 70, quindi una produzione legata un po' al mondo cantautorale, quindi a un mondo nel quale le canzoni appunto di lotta anche animavano letteralmente dei momenti nelle piazze, nelle università, eccetera, eccetera, quindi c'è tutto un mondo cantautorale abbastanza variegato, politicamente parlando, che scrive diverse canzoni, quindi diciamo potremmo definirlo un ampio fronte a sinistra nel quale fondamentalmente la maggior parte, ma si potrebbe dire secondo me tutte le canzoni nate in quel periodo, seppur avendo origini differenti negli artisti, nei gruppi che le hanno composte, si fondamentalmente raccolgono attorno ai tre slogan, potremmo definirli per essere sintetici, cioè la strage di Stato, Valpreda innocente e Pinelli assassinato. Sicuramente appunto a partire da questa base, diciamo che a mio avviso c'è una memoria abbastanza comune su questo, non ci sono delle dispute o particolari situazioni come magari per altre parti, altre vicende più divisive tra virgolette,
Ci sono sicuramente nelle canzoni diverse sensibilità, no? Come poi in tutto, come ogni artista, ogni band, ogni genere, ogni scena hanno, e quindi nell'approcciare, nel raccontare queste storie. Quindi si passa da canzoni più simili ai cantacronache, quindi più quasi un reportage di quello che era successo, piuttosto a toni più duri, più di vendetta, più retorici, se vogliamo, fino anche a attenzioni più alla vicenda personale, emotiva o biografica di Pinelli o in generale dei morti della strage, ecco che per l'appunto anche entrando, avventurandoci nei decenni successivi, qui c'è anche Colby che lo ricordiamo, per Colby Band c'era il pezzo Occhio per Occhio, Spinta per Spinta, per dire già un titolo che ci richiama a una sensibilità particolare, no? Per dire un esempio che mi veniva in mente guardando la sala. Andando oltre, innanzitutto vi segnalo che mi ero segnato anche un po' di compilation per fare un po' di doverosa pubblicità al banchetto, oltre a tutto il materiale su carta e su altri supporti sonori di Alessio Lega, trovate anche un'uscita che io mi sento di ricordare, poi magari dopo Alessio se vuole la spiegherà meglio. Io sono molto contento di vederla qua perché mi manca, e penso che manchi anche molti di voi perché è uscita da pochissimo, 10 giorni, per cui non dite che ce l'avete. E è una compilation appunto appena uscita che penso sia molto nel solco di quello che stiamo facendo qui stasera, promossa dall'associazione di Piazza Fontana, il comitato promotore Non Dimenticarmi, Arci Ponti di Memoria, oltre che a Licia, Silvia e Claudio Pinelli appunto, e si intitola 17 fili rossi più uno, ricordando Piazza Fontana. Appunto è un'opera appunto in cui ci sono degli inediti, delle cover, ma anche brani già sedimentati degli artisti, anche dei monologhi di attori in realtà, tra cui c'è appunto anche Alessio, e penso che molti di voi potranno essere interessati. Andando avanti, dopo gli anni 70, tagliando sempre un po' con l'accetta che non è mai bello, ma per capirci, perché altrimenti diventa complesso muoversi tra tutte queste canzoni, arrivando un po' all'80, quindi proprio 1980 tondo con lo zero, e esce questa a Bologna, quindi dai, rimaniamo più in zona con Reggio, esce questa compilation che si chiama Schiavi nella città più libera del mondo. Oggi le recenti occupazioni l'hanno riadattato, hanno scritto Schiavi nella città più progressista del mondo, però dai, ci sono sempre gli schiavi. E chiaramente era un riferimento alle parole di Zangheri, e il sindaco PC dell'epoca. E questo disco è importante perché appunto è una fotografia, una testimonianza perfetta, puntuale e storica, proprio nel senso che ha lasciato un solco della scena punk bolognese dell'epoca. Perché parlare di questo? In realtà non c'è una canzone che cita Pinelli, ma c'è qualcos'altro, ma è importante ricordarlo. Appunto siamo nell'80, nella copertina c'è la stazione di Lagnato devastata, la stazione di Bologna, appunto il 2 agosto, per rimanere in linea con quella che è appunto le stragi di Stato. E c'è però quelli che si chiamano credits oggi, nelle line-up dei vari gruppi, se avete il disco lo potete andare a leggere, dubito che ce l'abbiate, se avete tenetelo stretto che vale una cifra, vi ci fate un po' di pensione, e la potete trovare però su internet abbastanza agevolmente. E i credits appunto nella line-up di un gruppo che si chiama Anna Falks, che è un gruppo che ha un nome abbastanza misterioso, leggenda dice che l'essere un nome lo presero da un'opera di Bakunin, poi andando a controllare, nessuno l'ha mai trovata lì, quindi non si sa dove l'abbia preso, poi questo nome di donna, ma in realtà erano tutti uomini, non si è mai capito bene. Interessante, che il bassista sceglieva un nome alquanto peculiare. Davide Finelli appunto apriva la prima metà del suo cognome, cioè separava metà del suo cognome e aggiungeva delle lettere a comporre due parole, Finestra, Pinelli, e quindi mi interessava raccontarlo per vedere come quella scena punk appunto molto legata al mondo anarchico, legata al mondo del pacifismo, scelga sempre come
tipico del punk, appunto espressioni e modalità violente per però scagliarsi contro altri tipi di violenza molto diversi seppur presenti nella, nel nostro mondo, nella società. Forse non ho raccontato anche l'aspetto finale della copertina per chi non la conosce: oltre alla situazione di Lagnate c'è un colone di Cellerini e sotto una fila di gente che fa vedere il culo, quindi già c'è tutto molto violento in un certo qual modo, però violento come le stragi e i morti per più innocenti. E appunto, andando avanti, parlando del punk, dobbiamo citare tante canzoni, mi limito a segnalare, per rimanere più vicino, l'infezione di Modena, con il turismo legalizzato, piuttosto che il contrasto per spingerci fino alla Romagna. E se volessimo proprio andare in Friuli, citerei anche Forza di Gravità dei Minoranza di Uno, altra marchetta commerciale. Innanzitutto, se leggete Umanità Nova li conoscerete già, io li avevo citati personalmente in due articoli su Note Matite. Dal banchetto vendiamo per tirare su due soldi per il giornale nativo della FAI, se volete contribuire ci fa sicuramente molto piacere. Arriviamo agli anni 90 e qui dopo lascio veramente spazio a Riccardo e vi segnalo, anche qui c'è una nuova uscita che purtroppo non abbiamo da vendere ma potete reperirla. È stata ristampata da poco in CD, quindi qui cambia il formato perché uscì in cassetta nel lontano 93, un certo Inni della Rivolta, che a Reggio Emilia potremmo definirla come un pre-materiale resistente in chiave anarchica, se me lo concedete, nel senso che era questa compilation appunto di Inni della Rivolta, ma principalmente potremmo dire tutti i canti anarchici storici, anche molto datati, quasi all'inizio secolo, se non fine di quello prima, reinterpretati da gruppi moderni, soprattutto l'area torinese, punk, ma non solo punk, comunque roba molto distante diciamo dall'origine di questi brani. E c'era anche, che nella versione attuale, proprio al pezzo di chiusura, e penso che non sia così casuale, una sferragliante cover dei Frammenti, un gruppo che si chiama Frammenti, adesso magari voi non dice niente, però insomma fu un gruppo potente per l'epoca di culto, e in certo qual modo di culto, e appunto che faceva una interpretazione della ballata di Pinelli abbastanza veramente particolare. E ecco, ci tenevo a ricordarla anche in virtù del rapporto tra la canzone storica e quindi quello che è la musica nuova, la memoria e la politica. E adesso vi lascio invece a appunto le canzoni di Riccardo Doni. Buonasera a tutti. Questa introduzione non so cosa dire. Comincio a cantare su. Si torna a chitarra. Thank you.
Passato non proprio edificante, ho massacrato un borsellino e tutti gli altri.
comprato con i colpi di Upala, ma ho scoperto l'altro giorno, guardandomi allo specchio, di essere rotto ad uno straccio. Questo male irreversibile mi ha tutto divorato, è un male da garofano e da scudo crociato. Ma un armadio pieno d'oro, di tangenti e di mazzette, di armi e munizioni, di scheletri e schifezze. Ho una casa piena d'odio, di correnti e di passioni, di politici corrotti, di amici son pancioni, puttanieri, faccendieri e tragattini. Sono doppi e sono mafiosi, massoni, piduisti e ceri. Prossimo pezzo l'ho scelto perché mi piaceva la storia che racconta, la dimensione di cui spesso magari ci scordiamo. Quando succedono fatti come questo, dove un personaggio per sua sfortuna, in questo caso viene portato alla ribalta, viene anche accusato, viene ricordato giustamente negli anni, non si pensa mai che la sfera un po' più personale, più sentimentale. Quindi c'è sempre una sfera che rimane un po' più nascosta, che solo chi ha conosciuto effettivamente quella persona nell'intimo può spiegare, può capire. Io credo che questo pezzo sia stato scritto pensando anche a Licia. In un piano invento parole, ma al buio la sera c'è solo il rancore a riempirmi la mano quando accarezzo il lenzuolo stirato dal tuo lato del letto. Ricordi, amore, dopo lavoro e Gianni Rivera, i panni stesi sulla ringhiera, e la vicenda a inverno nero. Quasi soltanto storia incapace di darmi indietro la tua cura. Ora un coltello e un anello da sposa. Il primo serve a difenderti, l'altro a pensare e nulla riposa di quella poesia che fu quasi soltanto mia. Ricordo c'era una vestaglia, una sveglia in attesa, una veglia curiosa sulla soglia di casa. Finché non dissero che Maria Vergine arriva a bordo, sembrava normale aspettare Natale. Quasi soltanto questa storia di tempo che nevica sopra la malinconia. Ora non ricordo il cognome di allora. Il primo serve per piangere, l'altro non pianto, cercando ancora
Un'ultima, vi saluto, visto che hanno fatto la ballata i miei predecessori, la faccio anch'io, ma questa è stata scritta nel cinquantenario della morte di Vianney, e quindi era stata scritta da un anonimo toscano del XIX secolo, poi penso che sia il nome del gruppo, e io quindi l'ho ribattezzata 54.0 perché avevo aggiunto delle strofe, quindi niente di più. A dicembre a Milano fa caldo, del clima questo è il cambiamento, brigadiere faccia un po' di vento, come sempre viene lì da solo. Commissario saranno 50 anni e le dico che sono innocente, 50 anni passati per niente, 50 anni passati a casca. Poche storie anarchiste a Pinelli, la tua sorte deve essere cascato e la mia di venire ammazzato, quasi quasi casco insieme a te. Impossibile grida Pinelli, le parti sono già state assegnate e le bombe sono già scoppiate, 50 anni non possono cambiare. Altre bombe sono state gettate nelle piazze e sui treni in stazione, per ognuna c'è la sua canzone, 50 anni che stiamo a cascare. Sono d'accordo anarchista Pinelli, per ora tu muori o son vivo, c'è da farti il malore attivo, fra un par d'anni lo sai tocca a me. A dicembre a Milano fa caldo, in agosto a Bologna si muore, ed in maggio a Brescia c'è un'afa, e Pinelli continua a cascare. 50 anni ma sembra 3000, 50 anni al tuo funerale, 50 anni son duri da fare se si occulta la verità. 50 anni anarchista Pinelli, che si caschi e fate bene fratelli, 50 anni che quel commissario lo stanno quasi a santificare. A dicembre a Milano fa caldo, ci saranno quasi 40 gradi, tu Pinelli ancora cadi e ricadi, prima o poi ti dovremo fermare. Tanti anni di attivi malanni, per la strada in galera in questura, mentre liberi frena in ventura, solo aspettano la prescrizione. Provo a chiedere a mamma al Brumandi, quando Fede spezzò il manganello, quali l'aria se cucchi il fratello dell'anoressico o con la caribù. A Diaz e a Bolzaneto i parecchi hanno avuto un malore, mentre Carlo sopra un estintore, così pare, giù in piazza cascò. La opera si alza un lamento per rivendicare un diritto, mentre Alfredo non mangia e sta zitto, e noi fuori Alfredo a cantare, mentre cadi continua la lotta, e se serve cadremo con te, contro stati, i papi e i re, che gli anarchici questo san fare. Ergeremo pugni e bandiere, barricati su un fremito ardito, che Megan Giorgia o Ignazio Benito, spie le fasci, mai ci piegherà. Lasciare lo spazio a tutti e arrivare un po' agli anni 90, quindi più o meno il periodo che ci
diciamo un po' il genere che mancava fino adesso, che era il rap. E se dovesse dare un sottotitolo a questa parte dell'intervento, direi dalle posse alla rap, cioè nel senso dalle posse primissime origini, no, del rap in Italia fino ad oggi, quindi alle, cioè chi dice evoluzioni, io sarei un genere di evoluzioni del genere. E questa cosa è interessante perché appunto fin un po' dalle origini, chiaramente il rap militante, pensiamo a nomi di Lux, ma anche generi un po' paralleli, pensiamo al crossover di Italia di Golpe, già un nome che con Pinelli insomma può avere qualcosa a che fare, anche se siamo negli anni 90, e chi li conosce gli saranno già venuti in mente pezzi come Tutti la Pula, piuttosto che Colpire la Struttura o Liberare Tutti. Chiaramente dalle poste si arriva poi a tutto un percorso intermedio fino ai giorni nostri. Io vi segnalo qualche pezzo che per tornare a fare la marchetta compare sempre nel libricino di Note Bandite che trovate di là al tavolo, e mi sento di segnalarvi Precariato, nel senso che dal titolo Precariato chiaramente parla della condizione un po' del lavoro di oggi, eccetera eccetera, una canzone di Frankie Energy del 2008 circa, direi. E chiaramente dice, parla di tutta questa condizione nel modo che lui chiaramente sa fare, ma a un certo punto Frankie Energy, che non a caso lo cito, introduce un'altra questione, cioè dice dal momento che non trovate da lavorare eccetera eccetera, però c'è questo annuncio un po' speciale che lui fa comparire nella canzone, ovvero lo Stato mette a disposizione tutti i posti vacanti per i responsabili dei vari misteri d'Italia, e quindi tu ti puoi accollare uno di questi, così almeno c'hai un lavoro, e uno di questi è anche appunto tremendamente il trampolino di Pinelli, no? Oltre alle tessere di Geli, dei mandanti, dei vari assassini, eccetera, eccetera. E mi sento di concludere un po' questa parte anche con un pezzo uscito molto di recente, che è appunto di Ted B, per rimanere a Milano, che si intitola La prima bomba, Pino e Pietro, e quindi penso che già insomma è chiaro di cosa parla. Ed è interessante perché compare nell'ultimo disco di questo rapper, che si chiama Vite Parallele, che è una sorta di concept album, nel senso che ogni canzone è dedicata a una coppia di personaggi, banalmente perché troviamo Fausto e Iaio, per rimanere su Milano, ma anche Carlo e Giorgiana, insomma, e tanti altri, comunque il testo è abbastanza impegnato, comunque su storie importanti sicuramente per la nostra storia. Finisco un po' tra virgolette spaziando su cose tra virgolette blasfeme, comunque inusuali. Cominciamo con le inusuali, c'è di tutto, ma non so quanto mi piaceranno così. Appunto un'altra tendenza che mi interessava segnalarvi, soprattutto per quanto riguarda Piazza Fontana, è questa esistenza di canzoni strumentali, ma in realtà non per forza senza parole, nel senso che ci sono queste basi, potremmo definire elettroniche, per stare un po' nel generico, non pensiamo al punz, ma quasi, con sopra delle registrazioni, quindi delle interviste, piuttosto che delle ispezioni di telegiornali, testimonianze, diciamo audio di repertorio, potremmo dire, inerenti a Piazza Fontana e le successive e relative indagini, diciamo, quindi ce n'è davvero diversi, questa cosa è interessante secondo me. E parlando del rap, in realtà mi sono un po' dimenticato anche di segnalarvi come in questo genere, chiaramente, cioè chiaramente no, però molto soprattutto nel nostro paese, forse un po' per povertà, non saprei, si ricorre molto al paragone, no? Cioè molte volte sono tutte immagini, magari molto forti anche, però costruite sempre con un come, cioè c'è questa cosa qua, come questa cosa qua. E quindi Piazza Fontana chiaramente viene spesso evocata per la bomba, l'esplosione, Pinelli per la defenestrazione, eccetera eccetera, e quindi sono sicuramente c'è un segno anche che questi eventi sono rimasti comunque un patrimonio anche, mi verrebbe da dire, quasi pop in un certo qual modo, oltre che di parte militante. E aggiungo che è importante capire bene questa cosa anche
soprattutto per quel che riguarda la mia generazione o chi ha qualche anno in più, per un fascino in un certo qual modo, ma un fascino un po' particolare, direi quasi morboso, non saprei, per la Prima Repubblica, nel senso che c'è proprio questo abbinare al quindi il rap anche becero, quasi gangsta, cioè sesso, droga e potere, e quindi la Prima Repubblica ha un sacco di esempi che fornisce, esistono in dei concept album su Craxi, eccetera, eccetera. Insomma, cioè, anche questo va inserito un po' in questo contesto qua. Chiudo in bellezza, stuzzicandomi, pizzicandoci in un certo qual modo, in ambienti che sono molto distanti da quello che è la musica militante, di protesta. Il titolo di questa parte che mi hanno fatto era anche pezzi non compagni, perché non trovo un modo per dirlo, che non significa di destra però anche. Appunto, soprattutto su Valpreda, di cui abbiamo citato poco, ma in realtà qualche canzone c'è, vi cito Pietro Valpreda di un certo Chelsea Kunz con la Z, quindi cioè pistola, fucile, insomma, e milanese, appunto, soliti testi che parlano dei ghetti, dei palazzoni, che insomma Milano sa insegnare bene cosa sono le periferie, e il pieno stile gangsta, quindi un testo pieno fondamentalmente tutti quelli che sono i riferimenti al fare i soldi, la droga, le armi, le donne, eccetera, eccetera, un elenco di pratiche ai limiti della legalità e da compagni, secondo me potremmo dire anche della moralità in un certo qual modo, ma alla fine dice e vengo assolto Pietro Valpreda, cioè nel senso il paragone diventa quindi un capo di imputazione fortissimo, però alla fine poi come Valpreda vengo assolto, e quindi ecco, per dire, mi sembrava alquanto peculiare e vi volevo lasciare con questo, nel senso che non è che bisogna per forza rivendicarsi tutto, però dobbiamo fare i conti che queste cose esistono e succedono, e in qualche modo la memoria è fatta anche di queste cose qua, quindi possiamo anche sceglierci quelle che più ci piacciono. Io ho concluso i miei interventi, quindi lascio ai musici e... Come ci fa, non ci fa paura lo stato dei fascisti, ma la distruzione sì. No, noi troviamo quello che ci verso il pubblico. Siccome è l'unico che fa sentire un po' più chiaramente quello che facciamo, no, ci teniamo. Proviamo a fare. Faceva riferimento a un CD che è appena uscito, questo CD appunto che si chiama 17 fili più uno, ci hanno chiesto di fare un brano e noi eravamo tutti preoccupati e ha detto ma noi faremmo la ballata del Pirelli, va bene, non la fa nessuno, vedi, a volte. Però siccome appunto ci piace allargarci in realtà semplicemente, ho appena fatto un lavoro di ricerca, secondo me è molto bello quello che stava dicendo il compagno e questo lavoro a cui si accingono, perché è qualche anno che mi dedico appunto alla ricostruzione non tanto della storia, quello lo fanno gli storici, quanto delle storie, quelle con la S minuscola, le storie individuali che hanno poi un risvolto collettivo attraverso le canzoni. E in questo senso le canzoni del movimento, perché nate nel movimento o perché scritte al di fuori e in qualche misura assunte, magari deformate, riscritte, c'è questo elemento di creatività popolare straordinaria che da 150 anni accompagna le lotte operaie, tant'è vero che qualche cantautore anche bravo che io ammiro ha detto che a canzoni non si fa rivoluzioni, che magari è vero che solo con le canzoni, insomma, cioè se hai di fronte gli sbirri e celerini che ti caricano e c'hai solo una chitarra e due canzoni, ecco, non me la vedrei bene, ecco, in questo senso. Però va anche detto che non c'è rivoluzione che sia stata fatta senza le canzoni, quindi ecco, questo sicuramente, cioè questo, la resistenza, questo ce lo insegna i fucili, ok, d'accordo, ma anche le canzoni, perché sono un elemento di propaganda, e lo dico in senso alto, essenziale, perché la canzone è più semplice di qualsiasi altro mezzo, perché la canzone ti fa sentire in due anche se sei da solo, quindi canti collettivamente, ripeto, non basta se non hai anche qualcos'altro, ma è un elemento essenziale, e soprattutto è l'elemento essenziale per raccontare le storie, non la storia, perché nella storia con la S maiuscola ci siamo
ogni tanto entrati proprio per 3 minuti e ci hanno cacciato subito a calci in culo fuori, cioè. Ma invece attraverso le storie, le canzoni, recuperiamo il rapporto con noi stessi, con lo sfruttamento, con il dolore patito e con la possibilità del riscatto che c'è sempre in queste canzoni. Anche Matteo Salvatore, no? Che era un cantore della mia terra che cantava sempre cose depressivissime in qualche misura, cioè lo sfruttamento, cioè addirittura in una canzone dice «Patrone mio, te voglio arricchire come Nuchele voglio fatiare», canzone meravigliosa, ma sembra dire questa cosa, e dice «Ma come cazzo, no?». E invece no, lui poi una volta quando glielo chiese disse ma Matteo, ma perché non canti mai la rivolta? Eppure le tue terre sono comunque le terre delle prime organizzazioni che hanno dato, poi ci veniva anche di Vittoria, insomma. Dice, e no, faceva Matteo, io canto triste e tu ti incazzi. Quindi c'aveva chiaro il processo, come potremmo dire, non catartico che devono avere le canzoni, perché il rischio di tutta l'arte, che è un po' di sua natura borghese, quindi puttanesca, è quello di consolarti. Tu senti morti in Reggio Emilia e dici uscita dalla fossa, ma quelli non escono dalla fossa. E quindi in qualche misura ciò che è importante in queste canzoni, nell'insieme di queste canzoni, è scatenare la memoria senza attivare la catarsi. E ora vabbè, ho fatto una tesi da quando... Però voglio dire, questo è un po' quello che tentiamo piano piano di fare noi nei nostri libri, non usare le canzoni in senso liturgico, ma usarle come una specie di fuoco acceso sotto il pentolone della memoria ribollente. Questa roba qui, ogni tanto, qui siamo le cucine del popolo, quindi questa immagine qui l'ho fatta apposta, proprio l'ho pensata, esattamente per quello, no? E quindi noi in questo pentolone ribollente ci mettiamo delle cose che nemmeno ci siamo inventati. Quando abbiamo fatto la ballata per Pinelli, non ve la ripeteremo perché l'avete già sentita in 2 versioni, ve ne faremo un'altra meno sentita, ovviamente censita. Abbiamo ovviamente tirato fuori un'altra cosa. La ballata su Pinelli, come scritto dal compagno, è basata sull'Inno del Sangue, titolo meno noto di una canzone che è abbastanza diffusa come Il feroce monarchico bava. Quasi tutti voi lo saprete già, per chi non lo sapesse, in Italia, nell'Italia umbertina, cioè io direi Umberto, che col quale noi anarchici avevamo un ottimo rapporto, sì, lo sanno tutti, tre volte abbiamo tentato di ammazzarlo, si dice non c'è due senza tre, la terza era quella buona. Quindi voglio dire, non si può dire che quando ci mettiamo in testa una cosa poi ci riusciamo, quindi compagni, un po' di pazienza, prima o poi ce la si fa, no? Si parte dalle cucine, dal cuoco, col coltello e si arriva a centrare il bersaglio prima o poi. No, dico, questo lo dico per non perderci di fiducia, dice, non avete mai combinato niente? No, beh, per esempio quella, voglio vedere chi l'altro l'ha fatto. Comunque, direi, nella Italia umbertina 3 volte fu richiamato lo stato d'assedio, che voleva dire che il governo e la repressione, ma proprio il governo di un luogo, passava dalla funzione civile, che già non era un granché, cioè la polizia e i carabinieri non sono mai stati dolci di sale, però passava proprio alla prima guarnigione militare. Fu fatto la prima volta in una terra di cui non se ne fregava nessuno, la Sicilia, nel 1894, contro i fasci siciliani, poi quasi immediatamente fu fatto in Lunigiana, comunque luoghi noi in qualche modo lontani dai grandi centri, all'epoca per arrivare a notizie ci mettevano molto, finché quando si comincia a sparare dappertutto, fu fatto a Milano nel maggio del 1898, il 6 di maggio del 1898 per la precisione, il potere attraverso il decreto di Re Umberto viene tolto alle autorità civili e passa direttamente al generale più alto in grado lì, cioè Fiorenzo Bava Beccaris. Ecco, questa storia è stata raccontata sulla stessa melodia su cui è stato raccontato Pinelli, e a me ha sempre fatto impressione che le due canzoni che dicono la verità su queste due stragi di Stato siano state cantate a distanza di quasi 100 anni l'una dall'altra sulla stessa melodia. I tribunali non ce la fanno, gli storici dopo molti decenni, ma i cantastorie ci arrivano prima, eh? Questo è un piccolo orgoglio professionale. Le urla strazianti e dolenti di una folla che quando mandava il feroce monarchico bava gli affamati col piombo sfamò.
soldati assassini, morte ai vivi, la plebe gridò, la panciuta caterva dei ladri, dopo avervi ogni bene usurpato, la loro sete di sangue saziato, in quel giorno nefasto verrà, e aprire sarà fratelli hanno ucciso i fratelli, sul tuo capo quel sangue cadrà, e piangete mestissime madri, quando scura discende la sera, per i figli gettati in galera, per uccisi dal piombo fatale. Sulla melodia del povero Matteotti, l'anno prossimo saranno i 100 anni esatti dall'assassinio di Giacomo Matteotti, anche in questo senso mi piace ricordarlo. Fu fatta quest'altra canzone dal gruppo del canzoniere Veneto, da Luisa Ronchini, che è una nostra compagna, cresciuta, poi divenne un po' comunista, però era cresciuta in mezzo ad anarchici nella libreria Rinascita di Venezia, che non si sa. E scrisse questa bella, bella canzone, seconda solo a quell'altra meravigliosa ballata di Pinelli. Povero Pinelli, te l'hanno fatta brutta, e la tua vita te l'han tutta distrutta. Gente, amavi l'anarchia, per questo t'hanno preso e t'han portato via in una cella oscura. Thank you.
Allora, io mi sono fatto un montaggio di tre canzoni, appunto, una è questa, la seconda la faccio ora, perché volevo percorrere un po' questa storia insanguinata d'Italia, che è la storia delle stragi, a cui incredibilmente, già morto nel cortile, la bocca ti ha inventato. Secondo me è un verso doloroso, scusa, da cantare qui di fronte a te, ma è la tragica, terribile verità che è anche poesia. Non so come dire, quel momento in cui il peggio e si sente, non so, io mentre la canto la sento sulla mia pelle, ecco, questa cosa qui. E questa forse è la potenza della canzone che ci evoca quella roba lì come nemmeno una fotografia riesce a fare. Ecco, l'anno prossimo, quest'anno che sta per entrare, sarà il 50° anniversario tondo della strage di Piazza Loggia. Strage di Piazza Loggia si può dire è la strage più firmata delle stragi fasciste, perché la bomba viene collocata durante una manifestazione antifascista e due giorni prima un neofascista, un ragazzino, un neofascista, trasportando una bomba del tritolo sulla sua Vespa, su Pavelli di Brescia, salta in aria, muore. L'aria è pesantissima quindi a Brescia, potete immaginare. Per cui viene indetta questa manifestazione. La manifestazione quel giorno maledetto del 28 di maggio piove e la gente, per ripararsi un po' dalla pioggia, va sotto il portico. Piazza Loggia è una piazza meravigliosa, in un luogo meraviglioso della città. Lì, proprio lì, in un cestino della spazzatura sotto il portico, viene messa la bomba che esplode e distrugge, si può dire, appunto, uccide 8 persone, ne ferisce tante. Immediatamente, a un quarto d'ora di distanza, arrivano gli idranti e puliscono tutto. E, vabbè, la storia si sa, è una strage firmata, ciò non di meno, è una strage senza colpevoli precisi. Ovvero ci sono delle condanne, ma sono arrivate quando ormai erano già morti praticamente. E io per tanti anni volevo raccontare questa storia agghiacciante e non trovavo la chiave. E poi la chiave me l'ha data un'altra storia venuta a Brescia. Nel 2011, mi sembra, 36 anni dopo, durante la costruzione della linea metropolitana, dei 6 migranti salgono su una gru e la occupano per 15 giorni in un freddo ghiacciante fra fine di ottobre e l'inizio di novembre. Era un novembre particolarmente freddo, appunto, anche quella sera a Brescia era caldo, si potrebbe dire, e la occupano e resistono lì sopra e poi dopo 15 giorni scendono. È una protesta contro questo nord, si sa, Brescia, no? Costruzioni, no? Edili, cose del genere, che sfruttano fino all'osso i migranti e poi gli negano tutto. E in più sono gli stessi leghisti che li vorrebbero non cacciare, quindi con una mano prendono e con l'altra li cacciano, questa orrenda ipocrisia, oltre che ovviamente agghiacciante tendenza fascista. Ed ecco, io ho veramente immaginato i morti di Piazza Loggia che prendono il posto di quei 6 migranti sulla gru, perché c'è questo contatto, è una specie di storia da canto storico. Si incrociano come un campo di guerra, frustata dal vento la pioggia sinfonia di arrivo di basso sottoterra, si prende nel buio obbligato di vicoli tra le oscure vicende, del tempo che passa e non cura il dolore, però lo sospende. Sospesi al vento sul braccio di una gru ci sono 6 lavoratori immigrati, saliti nel vento d'autunno per 36 metri e rimasti aggrappati, a un esile filo un pensiero, ad una speranza che brucia le ali, che gli uomini in fondo al futuro mondati dall'odio si svegliano uguali. Li prendono in giro i lavoratori stranieri, parlano di sanatorie e poi sono storie, inapplicabili tranelli legali, balzelli contro i più poveri, da anni giunti in Italia, sfruttati e derisi fra il bisogno e la paura, paura di mostrare il viso o di incontrare una divisa che ti dica da oggi non ci puoi più stare così, al mattino lavori, la sera ti vieni in casa e muori di nostalgia,
la pubblica via un sofisma, c'è tutto un paese fantasma. L'identità è una carta, è una corta illusione, una strana nazione, qui Brescia, qui nord produttivo, qui angoscia del giorno che arrivo, qui niente sembra più vivo, la piazza è un deserto, 36 anni fa era un luogo aperto, di speranza e di dolore, era un corpo di resistenza ed amore. Il 28 di maggio 1974, in Piazza Loggia a Brescia, c'era lo studente, ma anche il professore, perché un mondo migliore, si diceva, inizia da una scuola migliore. Sui banchi di Piazza Loggia cade una pioggia che macchia di scuro, come l'inchiostro della sentenza che abbiamo lasciato al futuro, per raccontare ai nipoti dei figli l'assurdo segreto di Stato, dei morti arrivati per caso nell'ora sbagliata, nel posto sbagliato. 8 morti sbranati dall'urlo, il furore dei canti assassini, lo scoppio, lo scolo di sangue, in fretta pulito lasciato ai bambini. Passati 10 anni, 20 anni, 36 anni, quel lutto si è estinto, si perde il ricordo e muore memoria, e il lutto è il pensiero indistinto, ma 36 anni più tardi, 36 metri sopra tutto questo, 6 lavoratori stranieri resistono ad ogni costo, dal 20 di ottobre aggrappati alla gru stanno guardando dall'alto, un mondo fantasma che in basso ha perduto la sua strada nell'asfalto. Harun, Cini, Rashid, Sayat, Singh, Papa, i nomi, il sudore, le ore, i bulloni, le viti, si inciampa, si crepa. Papa, Singh, Harun, Sayat, Rashid, Cini, al 10 novembre sono stanchi e 2 fra di loro scendono per primi. Ancora il freddo, il vento, la gru e il 15-11 sono. Gli eroi della disperazione cedono, infine scendono al suolo. Al 15 di novembre scendono pioro per pioro, mentre 8 mute presenze da Piazza Loggia sta prendendo il volo. 8 angeli custodi che si fanno sotto le braccia di croce della gru, nel vento che brucia la faccia, nel freddo che fa sanguinare a uno degli altri. Hanno chiesto: chi siete voi che venite quassù a prendere il nostro posto? Sono Giulia Banzi Balzoli, donna, madre, compagna, uscita un mattino di maggio per fare una cosa importante. Ho corpo d'amore ed ho voce, schiantata in un portico, rotta. Aspettami, dissi a mio figlio. 36 anni che aspetto. Ed io, impregnata di pioggia, sono lì a montare di Milani. La pioggia che insanguina maggio, la pioggia che lava le mani di quelli che misero bombe, che sperano in tempo cancelli, le tombe nel mare migranti, e loro rimangono quelli. Io ho pinto Luigi emigrante, come voi, ma venuto da Foggia per lavorare nel nord, con il sangue mischiato alla pioggia. Tornai stretto dentro la bara, la schiena straziata di schegge. L'Italia è unita col sangue che ancora discrimina e che non protegge. Io, Natalia Eudro, fui partigiano qui a Brescia, di colpo mi prese l'angoscia e venni in piazza a vedere quanto la liberazione avesse lasciato in cantiere, cosa restasse da fare, e venni in piazza a morire con Bartolo Valenti e con Vittorio Zambarda. Eravamo in tanti, noi vecchi in Piazza Loggia, ma vecchi per modo di dire, pronti ancora a salire in alto sul posto di guardia, perché chi è vecchio ricorda e guarda con la stessa angoscia che l'orizzonte rovescia il vecchio fascismo di Brescia nel nuovo razzismo leghista. Amore ci insegna il percorso che c'è dalla piazza alla gru, amore che non sciolse allora e che non può sciogliere più, amore che libera e sfida, ditele ai vostri scolari a nome di Alberto Trebeschi e di Clementina Calzari, finché morti non li separi le frasi di rito più orrende: noi fummo moglie e marito, il modo ancora ci offende, col quale una bomba feroce
in quella piazza di maggio, venne a disfarci la voce, venne a spezzarci il coraggio, ma è amore che ancora ci porta, da quella piazza alla gru, coraggio, pietà non importa, e resta aggrappata lassù, è amore che ancora ci porta, da quella piazza alla gru, coraggio, pietà non importa, e resta aggrappata lassù, è amore che ancora ci porta, da quella piazza alla gru, coraggio, pietà non è morta, resta aggrappata lassù. Scendevano i semigranti, proprio mentre una sentenza metteva un'altra pietra tombale sugli 8 morti di Brescia. Pare che nessuno sia stato, dunque continua la lotta. Grazie. Dico... Però insomma queste storie vanno in qualche modo testimoniate e a un certo punto mi sono reso conto. Un paio d'anni fa una professoressa di Bologna mi chiede di fare una sorta di lezione per i professori stessi cantata sulle stragi, sulla strategia dell'attenzione sulle stragi. E ovviamente, come appunto avete visto, la quantità incredibile di canzoni che esiste su Piazza Fontana, sulla vicenda di Pinelli in particolare, poi sulle altre questioni che appunto lo circondano fino ad arrivare a Calabrese, uccido Calabrese, poi la vicenda oscura e strana di Bertoli. Insomma, c'è un movimento enorme anche testimoniato dalla quantità delle canzoni. E poi c'è Piazza Loggia. Prima di questa mia canzone c'era una bellissima canzone di Ivan Della Mea che si chiama Ringhiera, che in parte parla di Piazza Loggia. E poi sull'Italicus, Bologna, qui vicino, i funerali si tennero a Bologna. Ci sono due, tre canzoni meravigliose di Claudio Rolli, Piazza della Piazza, ci passò una lepre pazza. E poi basta. E quando si arriva alla strage di Bologna, io praticamente non ne ho trovate. Qualcuno dice, secondo me, ciurlando nel manico, che balla balla ballerino di Dalla abbia un riferimento, non lo so, non credo, è uscita praticamente a un mese di distanza, quindi mancavano i tempi tecnici. Qualcuno dice che nella canzone di Fabrizio De André, il riferimento ti ho incontrata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, ci sia un riferimento a quella strage, però se c'è un riferimento così implicito da essere praticamente illeggibile. E a me fa impressione questa cosa, che sulla strage più spaventosa e sulla più fascista di tutte le stragi, perché mettere una bomba il 2 di agosto alle 10 del mattino nella sala d'aspetto della seconda classe vuol dire colpire dove fa più male. Il giorno in cui gli operai vanno in ferie e si muovono, e Bologna è il luogo dove arrivano tutti i treni dal sud, da Lecce, dove sono andato io, da Milano dove vivo io arrivano tutti, dal Veneto passano per Bologna, da Roma salendo passano per Bologna. Insomma, praticamente due terzi dei treni che attraversano l'Italia si fermano a Bologna, e alle 10 del mattino, no? Ci sono tutti quelli che stanno andando in vacanza, i proletari peraltro, quelli che lo fanno in agosto. Ecco, quella roba lì a me impressionava. E allora avevo come l'impressione che i morti delle stragi precedenti, che fossero i poveri agricoltori che andavano a discutere nella banca dell'agricoltura, piccoli commerci, vendita di latte, di cose così, o fossero i sindacalisti consapevoli che andavano in Piazza Loggia a protestare, erano in qualche modo stati arruolati in un momento rivoluzionario, in un momento in cui si sperava che in quest'Italia potesse succedere qualcosa. E invece i morti di Bologna arrivano sull'orlo di un finale, no? È già la stagione della debacle operaia, la marcia dei 40.000, insomma, è un altro momento. E questi morti sono rimasti così sospesi, come se fossero morti nessuno. E penso, per dire, a Maria Fressu, che aveva 23 anni ed era una ragazza con una figlia di 3, che anche lei muore nella strage, ma di Maria Fressu non si trova nulla, nemmeno un'unghia. Si sa che era lì, ma non c'è più niente. Forse con i mezzi di oggi si potrebbe trovare qualcosa, ma all'epoca non si trovò nulla, cancellata. E ho pensato, questo è il fascismo, il tentativo di cancellare la memoria delle persone che volevano migliorare la loro vita o che semplicemente andavano a farsi una vacanza con quello che avevano guadagnato. E questa cosa qui mi ha impressionato. Io penso che i nomi, come quello di Maria Fressu, ce li dovremmo tatuare,
Perché i fascisti hanno voluto cancellare, noi ogni giorno ce li ricordiamo. Questa cosa qui mi ha spinto a scrivere una ballata un po' interminabile, vi chiedo già scusa, ma per me era necessario perché mi ossessionavano questi nomi. E allora ho provato a scrivere una ballata che provasse a tenere più nomi possibili dentro. I morti Reggio Emilia già no, ci dà un po' quella strada lì, l'enumerazione dei nomi, senza nemmeno raccontare troppo, solo i nomi. Ecco, io ho provato proprio a raccontare qualcosa in questa ballata sulla strage di Bologna, che si chiama il 37, perché il 37 fu, si accorse che erano talmente tanti i morti che non si potevano usare le ambulanze che servivano per tutti i feriti, che erano molti di più. E allora fu usato un autobus di linea. Io penso a questo guidatore che era partito quel mattino per andare al lavoro e a trasportare gente viva, magari che andava in ferie o che stava ancora a lavorare a Bologna, e si è trovato a trasportare dall'ubitorio questa gente morta. Io come abbia fatto a guidare quella, non lo so, però penso che anche l'antifascismo sia anche questo. Il 36. Si ferma tra le lati, come si fa in stazione. Le 10 hanno iniziato quel giorno di passione, seduti nell'attesa della seconda classe. C'è odore di qualcosa, qualcosa che bruciasse. Sono le 10:15. E fanno colazione. I treni già in ritardo, i cambi di vagone, il popolo d'agosto, paini di proletari, le ferie a basso costo, l'incrocio dei binari, le 10:19, è tutto un brulicare, di folla che si muove, ritornano a giocare, le 10:24, e stiamoci un po' accanto, uniamoci ad un tratto. Dopo c'è lo schianto. Alle 10:25 Maria Fresu, 24 anni, originaria di Sassari, si trovava nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna, con la figlia Angela di anni 3 e le amiche Verdiana e Silvana dirette al lago di Garda. Lo scoppio uccise sul corpo Angela e Verdiana. Di Maria Fresu non è rimasto nient'altro che il nome. Silvana Serravaglia aveva compiuto 34 anni il giorno prima, quando era partita da Bari con la famiglia sua e quella della sorella. Alle 10:25 era al bar della stazione per la colazione delle bambine. La trovarono fra le macerie, sotto il suo corpo, quello delle due figlie ancora vive, mentre la nipote Patrizia di anni 18 era morta sul colpo. La nipote Sonia di anni 7 sopravvisse ancora due giorni. Giuseppe Patrullo era emigrato da Bari a 16 anni col fratello. Ora da 2 anni viveva a Bologna, dove riparava televisori. 6 erano i corpi che rientravano alla stazione di Bari. Ma ad attenderli non trovarono nessuna autorità, solo i parenti. Nemmeno il sindaco si disturbò. A Ravenna tornò il corpo di Antonella Ceci di anni 19. A Piove di Sacco, provincia di Padova, quello di Anna Maria Salvagnini, che di anni ne aveva 51. Fino in Giappone, invece, volarono le ceneri di Wao Sekiguchi, uno studente giapponese di 20 anni, a cui la bomba aveva interrotto il giro del mondo. Sotto le macerie, accanto a quello dei genitori, giaceva il corpo di Luca Mauri di anni 6. La loro macchina era andata in panne proprio quella sera, quel giorno. E così, per non interrompere le vacanze, avevano deciso di proseguire in treno. Il ferroviere tedesco Ernst Mahler si trovava per la prima volta in vacanza in Italia e se ne tornò senza la moglie e senza due figli. Angelina, Luca e Domenica Marino, 23, 24, 26 anni, erano 3 fratelli di Altofonte, in provincia di Palermo. Luca lavorava a Ravenna ed era andato alla stazione ad accogliere le 2 sorelle, che venivano al nord in cerca di lavoro. Con lui c'era la fidanzata. Di lì a un mese si sarebbero dovuti sposare, così, e lei fu sepolta col vestito bianco da sposa. Paolo Zecchi e Viviana Bulgarelli, bolognesi, entrambi di 23 anni, si erano sposati da poco e lei attendeva un bambino. Kathleen Ellen Mitchell e John Andrew Kolpinski erano 2 fidanzatini inglesi che, appena presa la laurea a Birmingham, erano volati in Italia
per una bellissima vacanza. Manuela Galloni, in compagnia del padre e della madre, aspettava il treno per la colonia di Dolbiano. Il padre, al momento dell'esplosione, si era allontanato per prendere le sigarette. Tornò indietro e cominciò a scavare fra le macerie. I soccorritori lo dovettero portare via di peso. La bomba uccise Fausto Venturi, tassista in servizio, e 6 giovani impiegate della CICA, gestione alberghi e ristoranti. Uccise Flavia Casadei, riminese, 18 anni, che andava a iscriversi all'università. Uccise Roberto Gaiole, eroe nome, che transitava da Bologna per entrare in comunità perché voleva campare. Delle 85 vittime del 2 di agosto 1980. 19 studenti, 5 insegnanti, 14 operai, 12 impiegati, 7 pensionati e un solo disoccupato. Pensate, era veramente un'Italia diversa. E le ha raccolte nel suo libro Torquato Secci. Questo libro si chiama 100 milioni a testa di morto, perché quello che lo Stato riconobbe ai familiari delle vittime furono appunto 100 milioni. Ma la maggior parte delle famiglie li rifiutarono sdegnati, dicendo: i nostri morti aspettano giustizia, non soldi. Torquato Secci era il padre di Sergio e lui racconta: la bomba, scrive, per me scoppiò la sera di quel giorno lì. Mio figlio Sergio era in viaggio per Bolzano. A Verona avrebbe incontrato l'amico Ferruccio, ma fu proprio lui a comunicarci che Sergio dalla stazione lo aveva informato che a causa di un ritardo aveva perso la coincidenza delle 8:18 e attendeva il treno successivo. Sarei dovuto partire immediatamente, invece mia moglie mi convinse a partire col primo treno del giorno dopo. Lungo la stazione seppi che Sergio era ricoverato in rianimazione. Mi fecero indossare camicia e cuffie sterili e mi introdussero nella stanza dove era di stesso nudo. Solo un lenzuolo sembrava voler coprire l'assenza della gamba destra. Achi e tubi nelle braccia, un tubo più grande nel naso gli impediva di parlare. Ma nonostante dovesse stare zitto, Sergio mi aveva riconosciuto dalla voce. Era cosciente, pensai, maledizione, cosciente. 1,80 di altezza, 80 kg di peso, giaceva in un letto troppo piccolo, col corpo e il viso bruciati e gonfi, e la testa ricciuta piena di ferite. Dopo 5 giorni di agonia, Sergio è morto, alle 10:55 di giovedì 7 agosto 1980. Aveva 24 anni. Come vi dicevo, i morti erano tanti, che per trasportarli fu usato un autobus della linea 37. C'è un autobus di linea, mi sembra il 37, da centro a Bolognina, avanza tra le strette ginestre di Portella e di Piazza Fontana, nel cielo senza stelle, questa notte umana, porta da giati a terra, distesi sul pianale, i morti della guerra, finita a Portalame, questa morte fascista, conosce i loro occhi, in mano c'ha la lista, di casti gli occhi bocchi, la morte porta il timbro di Mambro e Fioravanti, si ferma in Val di Sambro e non può andare avanti, l'affare è riservato, lo Stato non si tocca, al cavalier D'Amato non puoi guardare in bocca. Ogni giorno ancora ricorda l'esplosione, ma i morti alla fermata, prima che parte il treno, la corsa terminata, cosa racconteremo? Oh, prof,
piuttosto bella, per un'idea lasciamo i nostri cari e nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà e il pensiero. Dei miseri le turbe sollevando fu morto d'ogni nazione mesi al banco e nostra madre al mondo intero nostra legge e la libertà e il pensiero ed un pensiero nostra madre al mondo intero. Uno sfruttato, sì, cos'è questa timidezza? Questa madre del mondo intero, sì, i ribelli, noi troveremo schiere, ma di fratelli è nostra madre del mondo intero, la legge e la libertà, e il pensiero, e un pensiero è nostra madre del mondo intero, la legge e la libertà. Ma torneranno Italia i tuoi pro. Io voglio molto bene all'avvocato Pietro Gori, abbiamo appena fatto un film su di lui, però una cosa non gliela perdonerò mai, di aver scritto in una canzone la parola proscritti, che è una bella parola alta, però da cantare soltanto è proprio difficile. Ma torneranno Italia i tuoi proscritti ad agitare la face dei diritti a nostra madre il mondo intero, nostra legge e la libertà e un pensiero, ed un pensiero nostra madre il mondo intero, nostra legge e la libertà e un pensiero, ribellandoci sta in nostra madre il mondo intero, nostra legge e la libertà. Su questo banchino, allora il compagno Andrea, ormai c'è una ritualità, io non compro più parmigiano perché ogni volta ci dà forse della benzina senza la quale, però poi arriva, noi abbiamo loschi traffici di libri e di cibo in piazza Diaz, che gli sta bene a Diaz, in piazza Diaz a Milano, dove arriviamo e ci paga in natura, che è un bellissimo ritorno al baratto, lo sento Kropotkin che si risveglia, tutta una serie di cose, il mutuo appoggio eccetera, solo che devo preavvisare al compagno che ancora i maledetti, che ne so, quelli che mi esigono bollette non si accontentano delle canzoni, io vado lì al bollettino, col bollettino postale in mano e la chitarra e niente, non mi cagano. Quindi no, c'è questo problema. Per cui se qualcuno di voi volesse aiutarci in questo senso qui, attivando, come dire, noi spesso ci muoviamo, oggi devo dire siamo comodamente in macchina, però portiamo in giro questi trolley, voi li vedete, quello c'ha due giorni quel trolley, li vedete come me. Noi portiamo questi trolley pesantissimi che si sfilacciano sotto il peso dei libri, dei dischi. Quindi se volete innescare questo meccanismo di solidarietà, di mutuo appoggio, e volete qui comprare qualcuno dei nostri libri, dei nostri dischi, ci date veramente una mano. Nostra patria è il mondo intero.
pizza. Grazie Enrico, grande studioso, grande Enrico. Possiamo dare l'appuntamento l'anno prossimo. L'importante è la prenotazione. Grazie a tutti, ora. E anche comprare i bei libri di Alessio, la marchetta. Grazie. Poi ci vediamo in piazza di Dio. Poi per il salame, grana e derivati. E... No, ma si cambia.